Maggioranza non toccata dai nuovi gruppi che derivano dalla divisione del PDL, lei ha detto così in sostanza. Sì, io ho ribadito in modo chiaro e netto il fatto che si sia fatta chiarezza all'interno dell'ex PDL ormai, quindi con Forza Italia e di fatto Nuovo Centrodestra, rafforza l'azione di governo e non la indebolisce come invece hanno detto alcuni esponenti dell'opposizione. La testimonianza è quella comunque che anche in passato all'interno del PDL se abbiamo capito che c'erano delle sensibilità differenti, però questo non ci ha impedito di portare a compimento dei provvedimenti e di legge molto molto importanti, come per esempio quello sulla moratoria dei centri commerciali, con la legge di contrasto alla ludopatia, a tanti altri interventi e leggi che abbiamo approvato fino adesso. È un'opportunità la nascita di nuovi gruppi, perché come sempre per quanto riguarda appunto una realtà che è bipolare ma non bipartitica, sfruttare questo elemento che caratterizza il sistema politico è fondamentale per la qualità stessa della democrazia, per cui sicuramente ci sarà modo da oggi in avanti di lavorare con rinnovata determinazione per realizzare il programma La Nostra Lombardia, che è quello che ha portato Maroni alla guida della regione. Mi viene solo un finalmente riusciamo a fare chiarezza, perché chiaramente in questo momento, in questi mesi diciamo di separati in casa da parte dei nostri alleati, erano anche difficoltose in qualche caso le interlocuzioni politiche. Oggi la situazione è assolutamente più chiara, almeno sai di avere a che fare con due alleati con i quali si va a discutere su tutti i vari tavoli, e credo che sia interesse di entrambi interagire con la Lega, che possa fare da collante almeno in regione Lombardia tra le due anime che si sono separate, nell'intento di un percorso comune, di un'alleanza, di una confederazione allargata che comunque continua a ritenere assolutamente vincente per il futuro.